Sono ormai passati vari mesi da quando Apple ha rilasciato Apple Watch e ora ha finalmente deciso di far uscire l'accessorio definitivo, un dock di ricarica ufficiale di cui non ha fatto in realtà alcuna pubblicità. Nel frattempo ovviamente i produttori non sono certo rimasti con le mani in mano, infatti esiste una quantità enorme di dock di terze parti, però con un'estetica piuttosto aberrante. Nella bella confezione troverete oltre al dock anche un cavo Lightning lungo 2 metri per posizionare comodamente il dock vicino al comodino, nonché il solito, inutile manualetto di istruzioni. Questa volta Apple ha deciso però di non fornirvi in confezione direttamente l'alimentatore da parete, ma dovete utilizzare quello fornito ancora con Apple Watch. Forse non serve dirlo, ma i dettagli del dock sono ovviamente curatissimi e il design è decisamente in linea con quanto ci ha abituato Apple. I materiali utilizzati sono i medesimi delle smart cover di iPhone e iPad. Per il fronte hanno infatti utilizzato un rivestimento in soft touch che permette di non rovinare nessuno dei cinturini a disposizione di Apple Watch, mentre per il retro hanno optato per la microfibra, utile a non rovinare la base su cui poggerà poi il dock. I dettagli sono realizzati con cura maniacale. Sul lato è posizionato un piccolo connettore Lightning che permetterà di alimentare il dock con il cavo in dotazione. Come vedete, il dock integra in se stesso il caricatore magnetico e grazie ad un giunto in acciaio potrete decidere se caricare il vostro device in posizione estesa oppure sfruttare la comoda modalità nightstand. Un design così raffinato e minimale sicuramente esalterà il vostro Apple Watch anche se pensate di utilizzarlo in uno spazio diverso dal comodino, come in entrata o sulla scrivania. È un oggetto decisamente solido, dal peso consistente. Questo è molto utile a creare un dock stabile, che al contrario di molti altri vi permetterà di mettere e togliere dalla carica Apple Watch, con una mano sola e in un unico fluido movimento. Relativamente ai colori esiste solamente bianco con rifiniture acciaio. Ora, cara Apple, se tu crei un ecosistema fatto di colorini e accostamenti, per quale ragione decidi di declinarli solamente per le smart cover di iPhone e iPad e non anche per questi accessori? Rimane comunque da considerare che un accessorio così semplice e con così scarso contenuto tecnologico viene a costare la bellezza Apple Tax applicata di 89 euro. Certo, considerando che il semplice cavo magnetico di ricarica lungo 2 metri ne costa 45 da solo, si spiegano molte cose. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace ed iscrivetevi, ma noi ci rivediamo al prossimo video.